Se c'è una cosa che accomuna il 95% degli smartphone annunciati quest'anno, ma anche l'anno scorso, indubbiamente queste sono le dimensioni. Dimensioni eccessive, tant'è che ormai li chiamiamo tranquillamente padelloni, dimensioni che probabilmente non soddisfano un po' le esigenze di tutti, perché si sa, quando uno smartphone è troppo grande diventa ingestibile con una sola mano. Basti pensare al recentissimo Galaxy Note 20 Ultra 5G che con il suo display da quasi 7 pollici raggiunge vette altissime. Quindi in questo video andiamo a capire e individuare gli ultimi smartphone compatti rimasti ancora oggi disponibili e vediamo anche quali sono i migliori per rapporto qualità-prezzo. Prima di vedere però la classifica che ho ovviamente ordinato per fasce di prezzo, vi parlo un attimo dei criteri che ho scelto per definire uno smartphone compatto. Il primo criterio è quello della lunghezza, che secondo me non deve superare i 150 mm, con giusto qualche millimetro in più per alcuni prodotti, poi vi dirò verso la fine del video. Il secondo criterio è ovviamente selezionare prodotti presentati, arrivati sul mercato solo nel 2019 e nel 2020, altrimenti vi consiglierei un prodotto che dopo qualche mese perderebbe il supporto software e non ne varrebbe più la pena. Ma partiamo con una curiosità, ovvero quali sono gli smartphone più grandi. C'è davvero uno smartphone su tutti, il re degli smartphone più grandi, che è Xiaomi Black Shark 3 Pro, che misura, pensate un po', 178 mm. Davvero un bestione, se consideriamo che il secondo prodotto più grande è l'Asus ROG Phone 3 con 171 mm, quindi ben 7 mm in meno. Poi qua sono tutti smartphone da gaming, c'è adesso un primo prodotto non proprio da gaming, LG V60, affiancato da Nubia Red Magic 5G e Galaxy S20 Ultra, tutti e tre che arrivano all'incirca tra i 168 e i 169 mm, quindi dimensioni davvero molto molto importanti. Ma invece quali sono gli smartphone più compatti in assoluto, arrivati proprio in questi due anni? Beh, il primo non è uno smartphone Android, è iPhone SE, che misura 138 mm, davvero maneggevole, davvero un piacere utilizzarlo. Ve ne ho parlato nel video dedicato qualche mese fa, con però altri difetti. Vedete, guardate il video se siete interessati. Nel mondo Android lo smartphone più compatto invece è, sorpresa sorpresa, Galaxy S10e, che con i suoi 142.2 mm rappresenta un po' il mondo Android tra gli smartphone compatti. Bene, mi è arrivato il momento di vedere quali sono questi prodotti, gli Highlander degli smartphone compatti, quindi iniziamo subito con Redmi 7A. Uno smartphone che ho recensito esattamente un anno fa e che ha il vantaggio di costare meno di 100 euro. Uno smartphone Xiaomi che mi ha convinto proprio per questo fatto, per l'avere un prezzo ultra concorrenziale. Ovviamente le specifiche tecniche non fanno gridare al miracolo, ma ciò che fa gridare al miracolo sono effettivamente le dimensioni, con una lunghezza di 146 mm e una larghezza di 70 mm. Insomma, davvero un bel compattino, nonché un muletto, ovvero uno di quegli smartphone di riserva da tenere sempre all'interno del cassetto in caso di emergenza. Il display da 5,45 pollici, il processore è uno Snapdragon 439, fotocamera 13 megapixel e memoria interna, dipende dal modello, 16 o 32 GB. Attenzione alla memoria RAM, 2 GB, non tantissimi, quindi è uno smartphone da utilizzare con parsimonia. Pur avendo un peso di 165 grammi, all'interno ha una batteria da 4000 mAh che garantisce circa 2 giorni di utilizzo, quindi anche da questo punto di vista, insomma, una garanzia. Come vi dicevo, il suo difetto più grande è un po' una lentezza generale, ma d'altronde ci troviamo su una fascia di prezzo che non potrebbe essere altrimenti. Il secondo prodotto che inserisco in lizza è Samsung Galaxy A41, o anche in alternativa l'A40, è ancora interessante. L'A41 è arrivato da qualche mese sul mercato ed è crollato nelle ultime settimane di prezzo e si trova attorno ai 200 euro. Quindi se lo trovate sotto i 200 euro è assolutamente un best buy. Anche qui le performance non sono sicuramente il suo punto forte, dato che ha all'interno un Helio P65 di MediaTek, ma le dimensioni stanno al di sotto dei 150 mm per uno 0,1, perché lui misura in altezza 149.9 mm, ma ha a disposizione un ampissimo display da 6,1 pollici, quindi insomma
molto facile da utilizzare con una sola mano, ma al tempo stesso anche un display di dimensioni oneste. Anche di lui trovate la recensione sul canale o sul sito, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e un peso di 152 grammi. A differenza di altri prodotti Samsung, qui non abbiamo eccessivi battery drain, quindi la batteria da 3500 mAh che ha all'interno garantisce un utilizzo prolungato e insomma copre abbondantemente la giornata. Lo schermo non solo è grande ma è anche bello, qualitativo, un AMOLED al solito per Samsung, e al tempo stesso anche il comparto fotografico non se la cava poi male, con un sensore principale da 48 megapixel, una da 8 megapixel ultra grandangolare e poi un sensore di profondità da 5 megapixel. Insomma, come l'ho definito nella recensione, una piccola gioia in mezzo a tanti giganti. E poi c'è lui, lo smartphone che deve ancora arrivare, ma che è stato annunciato un mese fa. Parlo di Google Pixel 4a. Qui la fascia di prezzo sale perché arriviamo a 389 euro per questo piccolo gioiellino. In alternativa è ancora valutabile il Pixel 3a, che su eBay si può trovare all'incirca sui 250 euro. Dico valutabile perché il Pixel 3a ha le memorie MMC, quindi col tempo inizia a far fatica, anche se comunque a livello software è ancora aggiornato. Ma torniamo su Pixel 4a perché è un super compatto ma con specifiche tecniche già più interessanti. Partiamo dalla lunghezza di questo smartphone, 144 mm per 143 grammi di peso. All'interno c'è lo Snapdragon 730G con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo schermo invece è di tipo OLED con una diagonale da 5,81 pollici e sul comparto fotografico invece c'è un singolo sensore da 12 megapixel, ma è lo stesso sensore del Pixel 4. E proprio il comparto fotografico è uno dei suoi punti di forza, perché tramite il software riesce a realizzare sempre scatti molto molto belli e indubbiamente superiori rispetto alla fascia di prezzo che va a ricoprire. Peccato solo che abbia un singolo sensore e non abbia anche un ultra grandangolare. Come vi ho detto nella recensione, è uno smartphone molto bello perché comunque a livello software abbiamo l'interfaccia grafica di Google, quindi stock, con aggiornamenti ultra rapidi. Peccato che il processore tenda a scaldicchiare un po' eccessivamente e che lato batteria non faccia comunque miracoli. E se devo essere sincero, è anche un po' il mio preferito all'interno di questa classifica, anche se ci sono altri prodotti più validi ma anche un pochettino più grandi. Sarà disponibile dal 1° di ottobre, quindi se volete proprio lui vi basta aspettare qualche settimana. Torniamo in casa Samsung perché ci sono altri due prodotti interessanti dello scorso anno. Parlo di Galaxy S10 e Galaxy S10e. Questa duplice alternativa della casa coreana è molto interessante perché se da una parte l'S10e misura 142 mm di altezza, l'S10 misura 149 mm, quindi siamo proprio al limite massimo. Sono entrambi molto simili, cambia il comparto fotografico dove abbiamo un sensore in meno su Galaxy S10e e anche un po' di batteria in meno, e proprio il deficit maggiore del S10e è infatti la batteria. Non a caso io vi consiglio, se deciderete di acquistare uno di questi due smartphone, di acquistare insieme anche una cover batteria, una cover batteria che vi permette di stare tranquilli da questo punto di vista. Si tratta comunque di due ex top di gamma, quindi in questo caso otterrete il massimo dal punto di vista fotografico, dal punto di vista delle performance, dal punto di vista delle funzionalità e della qualità costruttiva. Sono prodotti molto belli che l'anno scorso abbiamo elogiato già a sufficienza e che vi basta andare a vedere le nostre recensioni per riscoprire. Altra differenza ovviamente è il display, che ha due diagonali diverse, 5,8 per il Galaxy S10e, 6,1 per il Galaxy S10. Quindi se siete soliti guardare contenuti multimediali sullo smartphone, sicuramente l'S10 è quello un po' più indicato. Gli unici difetti di questi due smartphone, se così possiamo dire, sono la disponibilità, perché sono praticamente introvabili. Qualche offerta interessante la trovate ancora su eBay oppure su Amazon, con prezzi che variano molto tra i 450 e i 550 euro. Un altro smartphone introvabile purtroppo è il Google Pixel 4, che sarebbe stato il mio preferito se appunto non ci fosse questa carenza di pezzi sul mercato, perché misura 147 mm di altezza, ha un processore Snapdragon 855, quindi quello dello scorso anno, una super fotocamera, ma la stessa del Pixel 4a in realtà, e una batteria già un pochettino più capiente rispetto appunto a questo piccolino. 128 GB di memoria interna, 6 GB di RAM, ovviamente come il Pixel 4a e il Pixel 3a, il
Il vantaggio è il pieno supporto di Google, che è garantito per 2-3 anni. Dico introvabile perché sul mercato è davvero assente. Sullo store di Google è indicato come esaurito con un prezzo di 650 euro, ma anche su eBay e su Amazon trovarlo è davvero un'impresa, e molto spesso, se è presente, viene offerto a prezzi troppo alti. Quindi insomma, valutate bene se acquistarlo o meno, solo se trovate una buona offerta. Ma cambiamo completamente sponda e passiamo sul mondo Huawei, quindi senza i servizi di Google, e c'è il Huawei P40 con un peso di 175 grammi. Il display da 6,1 pollici, quindi molto grande, al pari del Galaxy S10, ha qualcosa in più dal punto di vista delle fotocamere, con un sensore principale da 50 megapixel, uno ultra grandangolare da 16 megapixel e uno zoom 3x da 8 megapixel che raggiunge fino a 30x digitale. Memoria da 128 GB, 8 GB di RAM e una costruzione davvero molto sofisticata. Complimenti a Huawei per come ha realizzato questa nuova serie P40 dal punto di vista costruttivo. All'interno il processore è un iSilicon Kirin 990 che si comporta un gran bene, soprattutto dal punto di vista della batteria. E qui abbiamo un modulo a 3800 mAh che però garantisce circa 2 giorni di utilizzo grazie a un software davvero sempre ottimizzato. Qui ovviamente c'è da fare il classico discorso sul software, ovvero il fatto che mancano i servizi di Google, ma ci sono i servizi di Huawei. Ho realizzato un approfondimento che vi lascio magari linkato in descrizione, e questo comporta ovviamente la assenza di applicazioni e servizi del mondo di Google, ma ci sono delle alternative del mondo di Huawei, e lo store App Gallery ultimamente sta crescendo molto, con tantissime applicazioni anche bancarie che sono recentemente sbarcate all'interno. E basta, questi erano un po' gli smartphone sotto i 150 mm che ho trovato e che reputo validi, ancora da acquistare. Al tempo stesso vi suggerisco anche due outsider, anche in questo video. Parlo di Galaxy S20, che è uscito ovviamente quest'anno e c'è anche in versione 5G, display da 6,2 pollici, ma lunghezza di 151 mm circa, quindi siamo lì, da valutare attentamente. Oppure il Galaxy Note 10, che dalla sua parte ha il pennino, Note 10 ovviamente variante liscia dello scorso anno, che tra l'altro negli ultimi mesi inizia a calare finalmente un po' di prezzo, non troppo purtroppo, però qualcosina. Ma adesso tocca a voi, fatemi sapere nei commenti se avete trovato il vostro prossimo smartphone oppure se siete rimasti delusi da questa carenza di prodotti compatti sul mercato come lo sono anche io. Per questo video era davvero tutto, lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!